cari amici, eccoci qua con questo breve video sul Gran Sasso, una montagna bellissima vicino Roma che ho recentemente scoperto dopo tante falesie e ho trovato veramente quello che è un paradiso degli arrampicatori. Questa è la prima volta che vado ad arrampicare sul Gran Sasso insieme a Stefano e abbiamo veramente trovato un ambiente particolare. Godetevi il video. Buongiorno ragazzi, sabato 28, siamo alla Madonnina, alla base del centro tra il Corno Grande e il Corno Piccolo. Questo è il mio compagno Stefano. Tra un po' affrontiamo il sentiero. Qui vedete il Corno Piccolo sulla destra e sulla sinistra il paletone del Corno Grande, è impressionante. La vallata. Come qua con il mio cappello da pescatore, adesso andiamo lì e non sentiamo. Salendo dai prati di Tivo si snoda tutto davanti a voi il massiccio del Corno Piccolo, alla cui destra, come vedete, c'è questo ultimo sperone roccioso alto circa 200 metri che è la seconda spalla. Siamo partiti 8:40, stiamo facendo il primo tratto in salita dove il sentiero si biforca la ferrata, poi andremo verso la seconda spalla. Dopo aver letto varie relazioni ho deciso di scegliere questa via dal nome molto strano, sua mollosa grossezza, per la qualità della roccia e per la qualità delle sicurezze. E infatti è completamente attrezzata con fix e quindi, a parte un paio di minime integrazioni, è una arrampicata molto sicura e molto tecnica su placca, come piace a me. Buongiorno, ore 9:30, siamo pronti? Quasi. Prontissimi. Eccoci qua, eh? Guardate che belle placche. Mollosa. Più a sinistra, come c'è già tre cordate, dove siamo? C'è un sacco di gente. Vediamo se anche loro partono per fare quella, così abbiamo. Oggi c'è la fila qua. I'm
I gradi di questa via dati nelle varie relazioni oscillano tra il 6A, 6A più e il 6B. Il secondo tiro parte relativamente facile, ma poi mi sono trovato abbastanza in difficoltà su un passaggio di traverso a sinistra che probabilmente non ho interpretato bene, quindi il grado di 6A più mi è sembrato molto stretto. Comunque la via è veramente molto, molto divertente. Partendo dalla prima sosta, ragazzi. Parto! Cazzo che avrei rinviato, sai? Un grosso budino. Già badeato. Il nostro Giuseppe che prova le sue scarpe qui in questo negozio di alta montagna. Questo tiro è decisamente il più facile dei primi quattro, anche se la risalita del dietro camino non è particolarmente protetta, ma ci sono dei begli spuntoni, per cui consiglio di portare due o tre fettucce per poter rinviare sugli spuntoni. Ti butti a destra su quella scagliona, poi ti aggrappi di forza al bulderone. Veniamo quindi al quarto tiro, il più bello e anche il più temuto, perché parte dalla sosta
dalla comoda sosta che vedete, e attraversa dritta per dritta questa bellissima placca dove c'è il passaggio chiave dalle altre relazioni, che è molto delicato. In effetti l'ho trovato delicato, ma sicuramente adeguato al resto della via, adeguato al grado 6B, 6B+ massimo di falesia, molto tecnico, da stare molto bene sui piedi e estremamente, estremamente divertente. Auguro a tutti una bella scalata, questo è stato il nostro ultimo tiro, poi arrivati in sosta abbiamo fatto due bellissime doppie da 60 metri, molto molto divertenti. About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic bulls. Un'ultima nota: quando arrivate sotto il bull del finale, uscite a destra e non erroneamente a sinistra, come ci hanno indicato alcune simpatiche persone che vedete in queste inquadrature, mandandoci un po' al di fuori della sosta. Però la sosta è uscendo a destra dal bull del finale. Sei un getto di merda. Recupera. E lì lo vedo, cioè. Ah, questa. Grande Peppe, è tutta la mia stima. Ma e allargati bene la mano destra, allargati bene la mano destra. No, più a destra. Sì, lì. Sorriso. Niente. Sto fare di questo. Eccoci qui sulla comoda sosta del quarto tiro. Guardate che panorama fantastico. Questi sono qua, andiamo verso l'Intermesoli. Qui c'è questa grandissima placca, bellissima, della seconda spalla. Qui a destra Stefano. Io. Stiamo per fare le corde doppie. Qua ci sono io. Eccoci qua. Adesso stiamo aspettando dei nostri amici che stanno salendo da qua sotto. I nostri amici, gente conosciuta oggi. Ecco qua, vedete Francesco alla presa sul passaggio chiave.
siamo tornati a casa. È liscia, ste? No, per niente. Non è liscia, vero? Gli mezzi si vanno orizzontali. Esatto, anche la macchina fotografica. Bene, allora eccoci qua. Io e Giuseppe Caggese all'avventura sul Gran Sasso. Siamo appena partiti dalla Gabbainovia. Sono le 10.25. Stiamo andando su, arriveremo qui su e poi ce la faremo a piedi fino al Corno Piccolo, che è da quella parte lì. E oggi proviamo un po' per vedere com'è la via, in modo che poi domani magari riusciamo a farla tutta. Il paesaggio è fantastico, la giornata è perfetta, la temperatura anche, e niente, fra un po' vi aggiorneremo sugli sviluppi di questa avventura. Sua mollosa grossezza, cioè il nome è tutto più, ma come se li inventano questi nomi? Bella domanda, un giorno avremo anche noi la nostra, se Dio vorrà, chi lo sa.